Settimo Memorial Paolo Sardo, ci può svelare un po' le novità di quest'anno? Quest'anno, diciamo, come gli altri anni passati, siamo stati intenzionati a farlo questo torneo, perché ci teniamo e lo vogliamo. Questo Memorial ci ricorda molto il nostro amico e quindi spero che come gli altri anni andrà avanti, sempre facendo cose migliori. Di chi stiamo parlando, di questo vostro amico? Il nostro amico, il nostro caro Paolo Sardo, che è stato il nostro amico di infanzia e noi come sempre lo vogliamo ricordare così. In qualità di organizzatore quest'anno hai scelto proprio di fare la sfida tra due squadre amici proprio di Paolo, come mai? Sì, perché diciamo l'inaugurazione stasera verrà fatta proprio fra le due squadre che sono gli amici che siamo stati sempre vicini a lui e quindi era giusto che iniziavano loro per dare l'indirizzo a questo torneo. Allora, lei ha già partecipato l'anno scorso a questo torneo? Ogni anno partecipo. E come lo trova come esperienza? Bello, bello Memorial. L'anno scorso lei che posizione è arrivato? Siamo arrivati quasi ultimi, non ci siamo qualificati. Vabbè, siete stati vincitori morali. Morale, sì, sempre vincitori morali siamo. Speriamo di vincere un'altra volta quest'anno, siamo i più forti. La sorella di Paolo, allora cosa ne pensi di questo torneo giunto alla settima edizione? Essendo sempre la settima edizione, sempre un'emozione, ricordare una persona speciale come lui sta sempre nei cuori di tanta gente, quindi se si ripete è anche per questo. Come ricordi Paolo? Ero bambina quando l'ho persa, però sta sempre nel mio cuore, una persona stupenda, non perché è mio fratello, lo dicono tutti. Buonasera a tutti. Come da 6 anni anche quest'anno è stato organizzato il torneo di calcio a 5 in onore dell'amico Paolo Sardo, che avrà inizio qualche minuto. Sono presenti per l'inizio della manifestazione sportiva i familiari di Paolo, gli organizzatori, alcuni rappresentanti delle squadre partecipanti, nonché gli sponsor che grazie anche alla loro adesione hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione. Da quest'anno l'evento sarà allietato dalla presenza del parroco Don Antonio Lucariello della parrocchia Santa Fema di Carinaro, che benedirà l'evento. Ecco, proprio all'inizio di questo torneo una parola al Memorial, che è il settimo anno, vedo che è il settimo anno, quindi il ricordo di questo giovane Paolo Sardo di Carinaro, a cui vogliamo dedicare di nuovo questo torneo, che a conclusione di questo torneo dedicheremo anche una celebrazione eucaristica come ricordo, offrendo questo dono di preghiera per questo nostro fratello, giovane compagno di vita per tutti quanti noi. Voglio augurare anche alle squadre una grande partecipazione sportiva, che tutti quanti possiate vivere momenti di aggregazione, perché giocare a calcio non è solo un momento di grande partecipazione, ma anche un momento di aggregazione, di gioia insieme tutti quanti, e anche di crescita, di amicizia. E a tutti auguro una buona partecipazione e che vengano, che vince il migliore, ma tutti quanti alla fine siete tutti quanti vincitori. Vi do la benedizione del Signore, perché sotto la protezione anche della Vergine Maria, oggi che è l'ultimo giorno del mese di maggio, voi possiate iniziare questo torneo in memoria di Paolo Sardo. Il Signore sia con voi. Vai, Emilio. 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 Vai, Emilio.
Thank you.